polpette, un piatto così versatile di cui ne esistono infinite versioni, una più buona dell'altra. C'è chi le preferisce in versione vegetale, oppure a base di carne, con aggiunta di ortaggi e spezie profumatissime. Insomma, con questo piatto non si può sbagliare, conquisterete tutti, sia grandi che piccini. Nella nostra versione di oggi vedremo come preparare le polpette a base di tacchino, zucca, porri e olive, da accompagnare con una buonissima insalata verde e della maionese, oppure con un contorno semplice di carote, o ancora meglio con una deliziosa purea di zucca. Vediamo insieme come realizzare queste polpette. Per realizzare le polpette ho tagliato finemente il porro e l'ho aggiunto in una ciotola. Ho unito anche la zucca dopo averla cotta e frullata, poi ho aggiunto il tacchino, le olive verdi denocciolate tagliate a pezzettini, l'uovo intero e del sale. Ho mescolato bene tutti gli ingredienti. E poi, con le mani leggermente inumidite, ho dato la forma alle polpette, della dimensione di una noce. Ho distribuito le polpette su una teglia, ricoperta con carta da forno. Dopodiché le ho cotte nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Ecco le nostre polpette pronte per essere gustate. Se anche tu ami le polpette, raccontaci la tua versione qui sotto nei commenti. Inoltre ricorda di iscriverti al nostro canale, in questo modo non ti perderai nessuna delle nostre ricette, gustose come quella di oggi. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.